come trasformare un acquerello in un regalo muy bello. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi un video utility. Molto spesso facciamo dei disegni, degli acquerelli molto belli, ma al momento di regalarli o venderli andiamo in crisi. Come confezionarli? Come renderli un manufatto artistico e non un semplice disegno fatto in casa? E allora, oggi vi spiego un metodo semplice per rendere professionale qualsiasi disegno o acquerello fatto con amore. Ed ecco l'occorrente per creare la nostra carpetta porta disegni o porta acquerelli. Un pizzico di colla, io uso la Block, vi metto il link nel box informazioni perché so che sempre mi chiedete dove l'acquisto, la si trova agevolmente anche su Amazon, vi metto il link qui giù in info box. Poi delle forbici, qualcosa per chiudere la carpetta, io userò questi bottoncini a feltrino che acquisto alla Lidl. Una fustella stonda angoli, questo è un accessorio che se siete dei creativi dovete avere necessariamente perché abbellisce con poco, con veramente poco, i bigliettini, le carpette, rendendoli qualcosa di davvero rifinito. Della carta velina, un righello abbastanza lungo e un cartoncino. Io oggi ho un 50x34 e ho optato per questo cartoncino lucido, ma potete utilizzare qualsiasi cartoncino voi desideriate. Ci occorrerà anche una matita, un dotter sottile per praticare le pieghe e una base da taglio. Cominciamo subito. Come prima cosa prendo il mio cartoncino, segno le misure che mi interessano. Allora, io segno la prima a 19, la seconda a 39, ok? E l'altra, quella che rimane, non ci interessa. Quindi, anche nel margine inferiore, prima misura a 19, seconda misura a 39 e l'altra la lasciamo andare. Prendo la base da taglio, la metto sotto, prendo la mia riga e col bulino traccio la linea sui 19 per fare la prima piega. Se volete potete anche fare usare la matita, ma in quel caso poi avrete il passaggio doppio del dover cancellarla. Quindi, aiutandomi con la riga, piego e voilà, la prima piega è fatta. Andiamo sui 39 e faccio la stessa identica cosa. Adesso prendo la fustella stonda angoli e stondo tutti gli angoli esterni. Quindi 1, 1. Capite come un aggeggino così piccolo e poco costoso possa esservi davvero utile? Questi sono gli oggetti da avere per forza. Se lo trovo lo metto giù in info box il link dove poterlo acquistare, perché questo è uno dei tools che proprio vi consiglio di avere. Ovviamente tra le varie cose non vi ho detto di prendere il nastrino, perché quello poi va da sé che andrà con la confezione. Prendo la carta velina, l'appoggio sulla mia carpetta il cui corpo è già formato e la piego direttamente in carpetta lì dove voglio che arrivi. Io voglio un centimetro, la voglio più o meno a un centimetro dalla parte superiore, così, quindi piego più o meno a un centimetro dalla parte inferiore e più o meno a mezzo centimetro dal laterale. Ok, con un cutter, rigorosamente con un cutter, non con le forbici, taglio
l'eccesso di velina. La carta da disegno, la carta d'acquerello e tutto ciò che la accompagna, naturalmente anche la carta su cui facciamo i disegni, è sempre più bella tagliata a mano. I margini netti non donano bellezza ai manufatti artigianali. Con un punto di colla, ma proprio un punto, facciamo una strisciolina lungo il margine e adagiamo la nostra velina qui, molto vicina al dorso della carpetta. Voilà! Adesso prendiamo il bottoncino in velcro, abbottoniamolo e poggiamolo qui nella parte centrale della prima pagina della carpetta, naturalmente sull'interno. Quindi, tenendo pressata l'altra parte, chiudiamo. La carpetta è pronta, ragazzi. Voilà. Ecco qui. A questo punto non ci rimane che inserire il nostro acquerello all'interno della carpetta. Se volete allegare un cartoncino con un messaggio o per esempio un certificato di autenticità o un certificato di garanzia, sistematelo all'interno di una bustina che chiuderete così, senza incollarla, quindi semplicemente mettendo la linguetta della busta all'interno della busta stessa e con un puntino di colla, così, assicurate la bustina qui nella parte interna della prima pagina della carpetta. Bene, qui metterete il vostro messaggio, il vostro certificato di garanzia, quindi chiuderete la carpetta che già così sarà bella e chiusa. Quindi scegliete il nastrino che più vi aggrada, potete utilizzare della raffia, come potete utilizzare del nastrino, come farò io in questo caso. Chiudete così a zig zag la vostra carpettina praticando un fiocchetto in maniera molto molto semplice. Potete farlo il fiocchetto o nella parte superiore o nella parte inferiore. Quindi l'eccesso lo tagliamo via tagliando il nastrino a coda di rondine, quindi piegandolo a metà e andando dall'esterno più bassi verso l'interno più alti, tac, così. Se avete un adesivo con il vostro logo, potete metterlo qua o potete mettere un bel fiore sulla confezione, magari qualcosa di più piccolo, o anche dei fiorellini così, se è una bomboniera, e li chiudete all'interno del fiocchetto e basta. La vostra confezione è bella e pronta. Io propendo sempre per l'homemade, quindi magari il fiore, la rosa, quello che sarà per essere, fatevela voi. Però, secondo me, il metodo più bello per regalare è questo semplice, senza nulla più, elegante, essenziale e che valorizzerà il contenuto senza distoglierne l'attenzione. Bene, spero che questo semplice tutorial utile vi sia piaciuto e noi ci vediamo dopo. Ciao! Visto che è facile, le carpette rendono professionali i manufatti. Fatele bene, accurate, mi raccomando, non lesinate sulla qualità del cartoncino, perché è quello che dà sostegno all'opera. Più bella sarà la carpetta, più importante sembrerà il regalo. Anche l'acquerello più bello del mondo, regalato incartato male, perde gran parte della sua valenza. E allora mi raccomando, siate professionali nell'esecuzione del lavoro, ma anche nella confezione con cui li corredate.
Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così regalatemi un pollice in su, una condivisione sulle vostre pagine Facebook e venitemi a trovare sulla mia pagina Facebook, il link è qua sotto, insieme al profilo di Instagram, sempre link qua sotto. Io vi aspetto tutti sui miei social, ma soprattutto vi aspetto sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!